Home Assistant. Come creare una planimetria interattiva. Parte 1. Non ci crederai, ma è possibile utilizzare i tuoi dispositivi domotici direttamente da una planimetria della tua casa. In questo primo video ti mostrerò come disegnare facilmente una planimetria della tua abitazione. Per iniziare, scarica la versione gratuita del software Suite Home 3D. Troverai il link in descrizione. Costruiamo la nostra planimetria con il software Suite Home 3D. Selezioniamo l'apposito strumento Crea Muri e disegniamo il primo lato. Ad ogni successivo clic cambiamo direzione. Finito il perimetro, facciamo doppio clic per finire. Ora potremo selezionare, dal menu ad albero laterale, porte e finestre. Posiziona questi elementi con il mouse e scegli l'orientamento giusto. È possibile modificare lo spessore di un muro, ad esempio un muro maestro o un tramezzo, usando lo strumento di selezione. Clicchiamo sul muro di interesse, quindi su Modifica muri. Ora cambiamo lo spessore del muro come desiderato. Similmente sarà possibile cambiare le misure e altri parametri di porte e finestre. Se siamo in possesso di una planimetria della nostra casa, può risultare utile inserirla come immagine di sfondo. Procederemo poi a ricalcare. Con gli strumenti di disegno a nostra disposizione, solo le parti necessarie ai nostri scopi. È possibile stampare in formato PDF il nostro elaborato dal menu principale. Se vogliamo utilizzare un'immagine della vista 3D, invece, clicchiamo sull'icona della macchina fotografica presente nella barra degli strumenti. Selezioniamo le preferenze, secondo i nostri gusti, e procediamo all'esportazione. Se invece vuoi un'immagine della tua planimetria 2D, clicca il tasto destro del mouse sulla planimetria e scegli Esporta in formato SVG. Quindi, convertilo con il software open source GIMP. Troverai il link in descrizione. Suite Home 3D ha un'interfaccia molto intuitiva e fornisce tanti strumenti di disegno. Potrai, quindi, personalizzare la vista da utilizzare in Home Assistant a tuo piacimento. Nel prossimo video ti spiegherò come utilizzare il tuo elaborato grafico in Home Assistant, come utilizzare le entità, come posizionarle e come animare gli stati dei tuoi dispositivi domotici. Continua a seguire il canale. Alla prossima! Se questo video è stato di tuo gradimento, metti un like e non dimenticare di iscriverti al canale. Al prossimo video!